Tiziano, ci vieni al Raro Festival? Certo che ci vengo. Ma chi è? Ma come chi è? La lirica, un festival di lirica, le cantatrici villane, la Traviata, una cosa rara. Ah, c'ho il disco di Pupo, è rarissimo, eh? Uguale. Si alza il sipario sulla prima edizione dell'Arezzo Raro Festival. La manifestazione, ideata dal maestro Donato Renzetti, prenderà il via giovedì 18 luglio alle 21 davanti agli affreschi di Piero della Francesca con un grande concerto inaugurale ad ingresso libero nella Basilica di San Francesco. Qui la filarmonica Gioacchino Rossini proporrà un programma ricco di grandi rarità cadenzato da suggestivi echi aretini. Finalmente ci siamo, a pochi giorni dall'inizio, dalla serata inaugurale dell'Arezzo Raro Festival, che si svolgerà nella Basilica di San Francesco con un concerto bellissimo che coniuga in realtà gli affreschi di Piero della Francesca con i sonetti del Petrarca e con la grande musica. Poi seguirà il giorno dopo, il 19, con replica il 21, le cantatrici villane al Teatro Petrarca, poi spettacoli di musica leggera e rock, poi film realizzati in ambito musicale e artistico, per chiudere il 26 e il 28 con la Traviata nella eccezionale allestimento del cosiddetto degli specchi all'Anfiteatro Romano. Per noi tutto ciò che è creazione di valore merita di essere sostenuto, quindi questo è un evento che effettivamente farà in modo di emozionare i vari partecipanti, no? A coloro i quali in qualche modo parteciperanno a queste serate, perché innanzitutto c'è un programma veramente di grandissimo spessore e poi le location sono assolutamente di prestigio. UbiBank sta facendo veramente il massimo per creare valore per il territorio. Cresce infine l'attesa per le cantatrici villane, rarità del repertorio operistico in scena al Teatro Petrarca venerdì 19 e domenica 21 luglio. È un'opera fresca, giovane, divertente, che sono sicuro piacerà anche ai giovani e, ripeto, a coloro anche che non hanno magari mai sentito un'opera in tutta la loro vita. È stata un'opera di grandissimo successo e è molto bello riproporre un titolo che merita di essere riproposto perché è un autentico capolavoro. Io credo che con Gavazzini e Maranghi non facciamo il trio lescano, facciamo il trio importante per l'opera italiana.